siamo arrivati al modello della Campagnola, in questo caso un top di gamma. Allora, asta in fibra di carbonio telescopica, ho motore in basso, in modo che così almeno anche qui abbiamo un buon bilanciamento del prodotto, essendo un'asta molto lunga. Qui invece abbiamo due portarebbi, chiamiamoli anche pettini, che sono più distanziati rispetto agli altri che abbiamo visto fino adesso, in modo che riesce proprio a coprire più superficie di lavoro sul ramo. Il movimento, anche qua abbiamo un movimento laterale oscillatorio che genera appunto un doppio movimento in questo caso, sia verticale sia laterale, andando in contrapposizione i due pettini si contrappongono, cioè uno va in un lato e l'altro va dall'altro, anche qui attenuando molto le vibrazioni. E che dire, siamo a una macchina molto performante, solitamente consigliata a chi ha tanti olivi e comunque per i professionisti. Anche qua abbiamo dei rebbi molto lunghi, per cui la macchina riesce a entrare molto bene e generare un doppio scuotimento sia in verticale sia in orizzontale, senza l'esigenza di andare a fare un lavoro dall'alto verso il basso, come si fa così solitamente con gli altri abbacchiatori. La macchina fa tutto da sola. Eccoci con un altro modello, questo qua è il modello della Lissam Swing. Si caratterizza perché ha un movimento doppio rotatorio, come potete vedere, e gli elementi lavorano in contrapposizione uno al contrario dell'altro, e questo permette di attenuare molto le vibrazioni. I rebbi sono molto lunghi, in fibra di carbonio, per cui entrano molto bene nella pianta, e come tutti i modelli di questo genere è importante farli lavorare esclusivamente sulle punte, mai farli entrare tanto. La macchina è molto leggera, in questo caso asta in fibra di carbonio, motore alla base dell'asta, per cui bilanciato molto bene. Andiamo a vedere.